della sinistra che parla di ambiente il mercoledì perché il giovedì deve tornare a casa presto. Ecco, questo è il primo dato. Poi c'è la seconda questione altrettanto importante, per il motivo per il quale c'è qui con me il senatore Zaffini, che è il nostro rappresentante, il capogruppo in Commissione Sanità. Da mesi si discute dell'avvio di una commissione d'inchiesta sulla sanità, su quello che è accaduto in questo paese dall'inizio del Covid. La proposta di Fratelli d'Italia, primo firmatario il collega Zaffini, è stata depositata a maggio, assegnata a luglio. Oggi pomeriggio è andata in onda l'ennesima beffa, l'ennesima presa in giro, l'ennesima giustificazione irritante e ridicola, per cui non si può discutere di questa proposta di legge, perché c'è l'emergenza, c'è lo stato di emergenza. Allora, ogni giustificazione ha superato ogni limite accettabile. Per cui noi abbiamo chiesto adesso alla capigruppo che la nostra proposta venga calendarizzata ai sensi dell'articolo 44 senza il relatore direttamente. Adesso però vorrei che il collega Zaffini, che ha seguito puntualmente in questi mesi la vicenda, ci facesse riassunto, perché su questo insomma, davvero la pazienza è finita. I banchi a rotelle, le mascherine, Arcuri. Sì, molto rapidamente, molto velocemente. C'erano già... sostanzialmente tutti i gruppi avevano depositato delle proposte di legge per l'istituzione di commissioni di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale prima del Covid, tra cui ovviamente anche la nostra, 41 anni dalla legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Evidentemente tutte le legislature tranne quella precedente hanno istituito delle commissioni di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, in particolare c'erano le gestioni commissariali all'epoca che erano all'attenzione della Commissione, quindi l'iter era sostanzialmente partito. Arrivato il Covid, ci siamo trovati ad affrontare l'emergenza, abbiamo ridepositato quella che era la nostra richiesta, come diceva il capogruppo nei mesi scorsi, aggiornandola ad allargandola alle vicende del Covid, ivi comprese le gestioni commissariali. Ora abbiamo tentato di comporre un quadro di condivisione, sostanzialmente c'era una generale condivisione almeno da parte dei partiti del centrodestra e in aggiunta anche 5 Stelle, che non a caso aveva un proprio testo. Il collega Faraone aveva depositato un testo di richiesta di commissione di inchiesta bicamerale. Oggi si è consumato il teatrino, quindi tutte le forze maggioranza, che evidentemente hanno composto un quadro, hanno dichiarato che non si può indagare in vigenza dell'emergenza, quindi l'idraulico non si può chiamare quando perde il rubinetto, bisogna aspettare che finisca l'acqua, sostanzialmente. È una cosa evidentemente paradossale che noi abbiamo illustrato, 200 miliardi di debito pubblico aggiuntivo, 132.000 decessi e relativi familiari, vicende paradossali come quella dei banchi a rotelle, per dirne una, ma ne potremmo citare altre 100.000, non si possono indagare, da ultima quella della dose sbagliata, della dose booster sul vaccino Moderna di ieri, dove noi abbiamo comunque fatto la nostra interrogazione, atto parlamentare. Non si può indagare perché c'è l'emergenza, come se il Parlamento non potesse indagare in vigenza di una emergenza. Sostanzialmente il controllore non può controllare cosa fa il controllato fino a che il controllato decide di prorogare l'emergenza. Senatore, mi scusi, cosa vi hanno risposto in capigruppo quando avete chiesto la calendarizzazione? In capigruppo per adesso nulla, ci se ne riparlerà la settimana prossima, perché intanto questa settimana entrante è già occupata dall'approvazione dei due decreti, quello sulle bollette e quello sui Covid, quindi se ne parlerà la settimana prossima. E siccome conosco i miei poli, ahimè, dopo troppo tempo già trascorso qui dentro, so già che la settimana prossima mi diranno che non si può, che si sposterà una settimana avanti, perché questa è la storia a cui assistiamo ormai da molti mesi, e da molti mesi tentiamo, sforzandoci, di dare credibilità alle parole dei nostri interlocutori. La realtà è che purtroppo la realtà è peggiore di quello che pensavamo fosse. Quindi anche Italia Viva si è detto che Italia Viva Italia Viva ha votato a favore dell'istituzione, l'unico gruppo di maggioranza che ha votato a favore della istituzione della commissione d'inchiesta. Il capigruppo non ha detto nulla, vediamo cosa dirà la settimana prossima. Io però parlo per Italia. Presidente, mi perdoni, decreto Covid, ma il decreto capienze o quello del Green Pass? Perché ce ne sono due. Entrambi.
Tutte e due la prossima settimana? Sì, sì, okay. Se no ci sarà addirittura anche quello sulle bollette. Quello sulle bollette. Ovviamente il precedente che noi abbiamo richiamato è quello della ZAN, che la maggioranza decide di portare in aula anche senza relatore, senza parere della commissione. Certo. Idem tentiamo di fare noi con una cosa che sta chiedendo tutta Italia. Le regioni hanno fatto le commissioni inchieste sul Covid, le associazioni dei familiari, da ultimo ieri è uscita, c'è stata una manifestazione a Piazza Santi Apostoli di un'associazione di familiari dei deceduti che ha chiesto alla commissione parlamentare d'inchiesta. Altri paesi europei come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra hanno fatto commissioni d'inchiesta sul Covid e noi non possiamo indagare su quello che ha fatto Arcuri o su quello che è stato fatto in vigenza dell'emergenza. Scusate, avete parlato anche della manovra in capigruppo? No. Quindi non è stata calendarizzata in aula? Okay. Quindi vi vedrete comunque in una nuova capigruppo mercoledì prossimo. Mercoledì. E là credo che si parlerà sia di questo che della manovra. Ci siamo. Quindi il decreto bolletta è in forse per la prossima settimana? Allora io adesso non so se faremo il bolletta, il Covid eccetera eccetera, perché poi io sono arrivato mezz'ora in ritardo volutamente, perché la capigruppo è stata convocata alle 16 anziché alle 16.30 come previsto dal calendario, senza che il capigruppo di opposizione fosse avvisato. Io lo devo prendere dalle agenzie o dai corridoi o da qualche buon'anima che cortesemente mi fa sapere che è stato deciso di anticipare. Questo non è un modo di procedere, non un modo, come dire, con cui si può lavorare nel Senato. Ho protestato più volte oggi intervenendo in aula. La Presidente del Senato ha il compito innanzitutto di tutelare i diritti delle opposizioni, perché la maggioranza dei suoi diritti non ha, li tutela da sé, non ha bisogno al governo. Ha una forza preponderante, ha il 95% dei parlamentari, 95% dei senatori. Noi non intendiamo, come dire, assecondare questo modo di fare, per cui l'opposizione è un fastidio in questo Parlamento. Grazie. Se è un fastidio, sarà un fastidio grosso. Grazie.